Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi racconto una storia un po' diversa dal solito. Alcune settimane fa sono stata invitata dalla Fondazione Teleton a Milano a visitare il loro centro di ricerca presso il San Raffaele, che si chiama TIGET. Purtroppo la sera prima della partenza non mi sono sentita bene e non sono riuscita a partire. Ci tenevo comunque tantissimo a raccontare questa storia, quindi sono stata con loro e ho visitato la fondazione virtualmente, quindi tramite Skype, tramite chiacchierate telefoniche, tramite internet, e questo è il racconto di quello che è successo in quei due giorni. È il racconto di cosa succede all'interno del TIGET, è il racconto di cosa fa Teleton ed è il racconto della storia di una famiglia, la famiglia Elson, una famiglia inglese con una storia che è al tempo stesso molto drammatica ma anche di grande speranza. Hi, I've read about your story and yeah, I have a kid myself, so I felt very emotional while reading what you've gone through and all the things you're doing for your kids. I just wanted to quickly go through what happened, if you would like to tell your story. Connie had not long started school, and we started noticing there were issues with her concentration. She'd always been really academic, really bright. We just found that she was really sort of not developing. She became more clumsy. And initially we put it down to the fact that she'd started school and she wasn't settling in so well. I think it quickly became apparent that there's more to it than that. She was sent off for a CT scan at the local hospital and they told us that there was a degenerative brain condition. At that stage they couldn't tell us what was causing it, what the problem was, but just that was the situation. Basically, myself and Ina are carriers, so any child we had, there was a 1 in 4 chance that they would be affected. So you kind of think it can't happen again, but because it was a genetic condition, they wanted to test Jo also. So within about a month, we were basically told that Jo had inherited the condition as well. Sembrava una situazione senza speranza, probabilmente l'incubo peggiore di ogni genitore, però una speranza gli Elson l'hanno trovata, così come una terapia per Jo. Ed è così che arriviamo al TIGET San Raffaele. Teleton finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rare, quelle che non hanno ancora cure né farmaci. Fino ad oggi, grazie alle donazioni, ha finanziato oltre 2600 progetti di ricerca che hanno portato a terapie per malattie prima considerate incurabili. Qui avevano sviluppato anche una terapia per la malattia di Jo e Connie, la MLD. Jo fortunatamente è stato trattato quando la malattia non aveva ancora fatto la sua comparsa. Questo ha portato a Jo ad avere nuove cellule nel suo organismo ancora prima dei disturbi della malattia, potendo così andare addirittura a prevenire la loro insorgenza. Jo è venuto qua da noi 2 anni fa, appena gli è stata fatta diagnosi di MLD. Ha avuto il trattamento di terapia genica subito dopo pochi mesi e da 2 anni sta venendo ogni 6 mesi per i controlli sui follow up e per controllare l'andamento e la clinica del bambino. This time, sort of 2 years ago, there's a 2 year age gap between Connie and Jo. Connie could no longer walk. She wasn't really talking. Jo is a normal little boy, jumping, climbing trees, playing football. A questo punto facciamo un giro nei laboratori del TIGET e andiamo a vedere cosa fa la Fondazione Teleton, sia per la terapia di Jo, ma anche per cercare cure e terapie per tante altre malattie genetiche rare. Ciao Chiara, questo fondamentalmente è il posto dove noi lavoriamo tutti i giorni, sono i laboratori del TIGET e qui noi facciamo quella che inizialmente chiamiamo come ricerca di base. Ricerca di base significa un lavoro coordinato di una serie infinita di persone, ricercatori, tecnici, postdoc, che lavorano su quello che è il materiale biologico e su questo materiale biologico noi facciamo una serie di studi approfonditi per cercare di capire qual è la terapia migliore che può fondamentalmente salvare la vita a questi bambini. In realtà noi su una
serie di malattie che sono la leucodistrofia metacromatica, Wiskott-Aldrich, beta-thal, MPS, meningopolisaccaridosi e anche la DASKID, siamo già abbastanza avanti. È una grandissima soddisfazione perché sono bambini che hanno una possibilità adesso, mentre 20 anni fa non ce l'avevano. E la terapia che hanno trovato è una terapia genica che si intende utilizzare una porzione di DNA che viene inserita nelle loro cellule malate. Questa porzione di DNA porta il gene che loro hanno effettivamente deleto, quindi che non funziona, e le loro cellule riescono a produrre questa proteina e di conseguenza riescono un po' a ritornare a fare la loro funzione fisiologica come sarebbe dovuta essere senza la malattia. Qui da noi arrivano da tutte le parti del mondo, ci sono circa 50 bambini. Per la leucodistrofia metacromatica abbiamo 22 bambini trattati da noi. Joe sta andando molto bene, siamo molto contenti, lo vediamo sempre allegro, felice, inserito a scuola, sta conducendo una vita normale come tutti i suoi coetanei e di questo siamo molto contenti, siamo molto felici. What does this experience mean for the family? How are you able to keep it all together? Got a lot of very good friends here now. The people we met when Joe was being treated, local families, the people at the hospital, the doctors and the nurses, they've all become friends as well. It's like a reunion whenever we come back here. It does help, it helps massively. L'idea è questa, che ogni famiglia che arriva dall'estero si trova una famiglia, diciamo, d'appoggio. Se riesce a stabilire un rapporto di amicizia fra bambini e fra genitori, è proprio una bella cosa. Aiuta un po', secondo me, a dare questo senso di casa via da casa. Conoscere la famiglia Elson è stata un'esperienza molto speciale, sono persone che hanno veramente qualcosa in più degli altri e si vede. E il modo in cui stanno affrontando la malattia dei loro bambini è perfetto. I guess it was quite hard for you to see how you could do for Joe and what you couldn't do for Connie, unfortunately. Definitely. It was a really hard moment when Joe was having the cells put back in after having the chemo, and Connie was allowed into the room. It was kind of a celebration, these new life-saving cells were going back into his little system. And I really struggled with whether it was the right thing to do to take Connie in, because she was witnessing her brother being saved, but we couldn't do it for her. And I really struggled with whether that was the right thing to do or not. And in the end, I decided Connie would want to be there for Joe. And so she was there with him when these cells were going back. Tell me a bit more about your kids. Connie has still got the most cheeky, naughtiest sense of humour. She's still got the disease hasn't taken that from her yet. So she's very mischievous. She loves people getting told off. You know, we say all the time, we have to make Connie laugh as much as we can. That is our mission in life, is to make Connie laugh as much as we can, for as long as we can. And Joe is... He's amazing. He's very compassionate. He's a very compassionate little boy. But he looks after it, doesn't he? He does, he really looks after it. I know you have a newborn now, you have a little one. She's perfectly healthy. She is the other one in four, so she has both healthy genes. She's a bit of a miracle. She's definitely a gift from someone. And do you think that this terrible, in the end, experience has somehow changed you or gave you something more as person and as parents? I think so, definitely. Yeah, the things that I used to get upset about or worry about are totally irrelevant now. We just live in a different world to most people. It changes the way you look at things. Sentivo spesso nominare Telethon, vedevo spesso la maratona televisiva, ma non ero mai andata veramente a scoprire cosa facesse e come lo facesse. Adesso l'ho visto e sono stata molto contenta di averlo fatto vedere anche voi. Se volete donare, ogni donazione è molto importante per portare avanti la ricerca, per far progredire sempre più la conoscenza di queste malattie genetiche rare e quindi possibilmente arrivare ad una cura. Nel futuro sarebbe bellissimo riuscire ad aiutare e a curare tutti i bambini
e a dare una speranza a tutti gli Joe e a tutte le Connie. Qui sotto vi lascio il link alla fondazione Telethon dove trovate tutte le modalità di donazione e a un click di distanza e potrebbe fare la differenza.